tutto compreso quanto sia importante avere per amico il cuore. Per tenere l'amico ci vogliono due cose. Alcuni si sono, non so se vi ricordate, io vi ho parlato di che cosa? Dell'alimentazione, del cibo sano e del movimento. Se non ci sono queste cose, ai ai ai, il cuore non funziona bene. Io Santo Mauro, sono un cardiologo e lavoro presso l'unità coronarica dell'Università Federico II di Napoli. Oggi rappresentiamo i medici che si occupano di emergenza e siamo venuti nella vostra scuola per farvi vedere quali sono i problemi che possono portare improvvisamente un arresto cardiaco, cioè che il cuore si ferma all'improvviso, e soprattutto che cosa bisogna fare in quei momenti. Quindi parliamo delle manovre di primo soccorso. Il cuore deve battere per mandare in circolazione il sangue. Come voi tra l'altro già sapete, perché ho visto il poster che avete fatto, ed è ben chiaro com'è la circolazione arteriosa e la circolazione... Un ragazzo che è svenuto a scuola, come lo vogliamo? La manovra corrente, quando uno sviene in questi casi, è chiamare il 118, quindi voi adesso farete proprio la scena della chiamata al 118 e alzare le gambe, va bene? Allora, Giuseppe, che succede? È svenuto, è caduto per terra. Soccorretelo, forza, presto. Salve, perdonami, sono un alunno della scuola San Gerangio e un ragazzo si è sentito male. Se gentilmente potete soccorrerlo. L'abbiamo fatta e quindi, in attesa che arriva la squadra con i medici e gli infermieri del 118, Benedetta tiene gli arti inferiori, cioè le gambe, alzate. Questa è l'unica manovra corretta che dovete fare, quindi niente acqua e zucchero, cose similari. La prima cosa che dovete fare, agitarlo per le spalle e chiamarlo. Antonio, lo fa lui, dopo fai lui le altre mani. Lo sta chiamando e Giuseppe non lo sta. In questa manovra che si chiama guardo, ascolto e sento, guardo, ascolto e sento, lui fa il controllo del respiro in una situazione più grave, perché nell'altra forma di sincope invece si continua a respirare, quindi è tutta un'altra situazione. Vicino al collo, qua, perché qua passa un'arteria molto importante che si chiama carotide, che sta sotto pressione. Mette due dita lungo il collo per vedere se sente pulsare l'arteria. Qui alla scuola d'Angio c'è un ragazzo che è svenuto, si è sentito male, però abbiamo controllato che il battito cardiaco non si sente. Potete venirlo a soccorrere? Subito, 10 minuti e l'ambulanza è da voi. Quindi, quello che voi dovete capire in maniera proprio chiara è che per salvare la vita a una persona in cui si è fermato il cuore, dobbiamo agire entro 4 minuti. 4, no. 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, bravo, bravissimo, 9. Come si usa il defibrillatore? Tu lo sai usare? No. E siamo qui proprio per questo, vieni qua, per insegnarvi a usare anche il defibrillatore. Innanzitutto dobbiamo accenderlo. Quindi si preme il pulsante verde e la macchina parla e guida il soccorritore. Dopodiché, seguendo le istruzioni, la macchina dice di applicare le piastre, che sarebbe il filo elettrico, sul torace del soggetto che è svenuto. Sono piastre autoadesive che si mettono sul torace della vena e dà praticamente la scarica elettrica che farà la scarica, e praticamente questo è il funzionamento del defibrillatore, che è molto facile. Dove è disegnato che una va sotto al cuore, una invece sotto la clavicola. Applicare gli elettrodi, inserire il connettore. Adesso che poi deve fare? Bisogna attaccare
applicare gli elettrodi, inserire il connettore. Connettore al defibrillatore cardiaco in corso. E poi la macchina va alla pianta seguendo le indicazioni, allontana tutto, allontanatevi, va bene, e ha premuto il pulsante. I massaggi Antonio sta facendo benissimo. Benedetta, quante ventilazioni sta facendo? Bravissimi, siete molto svegli. Poi dopo avviciniamo il microfono al defibrillatore. Quindi, cioè per i bambini, quindi in questo caso si possono attaccare al bambino, però se ne mette una avanti sul petto e un'altra dietro la storia. Antonio ha detto una cosa giustissima, ha detto bisogna levare la maglietta, quindi nel caso lo usate sul bambino piccolo, levate la maglietta, spogliatelo, perché altrimenti con i vestiti non passa la corrente elettrica. In questi casi estremi fate il massaggio cardiaco, usate il defibrillatore, perché sono due manovre che non vi mettono a rischio. Mi sono spiegato su questo. Quindi la nostra prima preoccupazione è mantenervi sani. Quindi vogliamo che diventiate bravi, dei bravi soccorritori, dei volontari, ma non vogliamo assolutamente creare un presupposto per la trasmissione di una malattia infettiva. Il 99% delle scuole d'Italia c'ha questo sistema? No! Bravi, siete preparati, infatti non ci sta. Ed è americano, si chiama Pocket Mask e in genere sta sempre nella borsa del defibrillatore. Questo costa di meno 10 euro. E potete metterlo perché si piega e praticamente si chiude in questo astuccio e funziona da bandiera, cioè si soffia qui dentro, ha trovato questa pallina in plastica e l'ha ingoiata. Questa pallina si è andata a incastrare qua sotto vicino alla trachea, quindi non respira più e fa così, non riesce a respirare, c'ha uno strigolo che si chiama tirage e che non lo fa respirare. Il bambino sta già diventando, questo bambino ha 2 anni e ha ingoiato una pallina di plastica, non riesce a respirare. La prima cosa che dobbiamo fare qual è? Quindi dobbiamo chiamare il 118, vedi? In questo modo, con una mano gli tieni aperta la bocca, brava, e gli sorreggi la testa così, con l'altra gli dai 5 spinte alla corrente che bisogna fare un bambino piccolo per far cadere la pallina a terra. Questo si fa nel bambino e poi soffierà 2 volte nelle pietre. In questo caso lo può fare perché il bambino lo conosce, sappiamo 2 volte la ventilazione e poi altri 30 passaggi. Questo per 4 volte di seguito, con una sola mano, con una brava, così 30 volte. Massimo, chiamalo al 118. Per fortuna nella squadra avversaria c'è Andrea, un collega d'ufficio. Fa innanzitutto chiamare il 118, il numero gratuito che garantisce l'intervento medico più rapido e con le attrezzature mediche necessarie. Sì, cavolo, non respira. Il cuore di Massimo è infatti nel caos. Una delle cellule danneggiate non batte più a tempo con le altre e sta generando un altro impulso elettrico. A questo punto solo un defibrillatore può salvare Massimo. Si tratta di un'apparecchiatura che dà al paziente una potente scarica elettrica. Due, mi sente? Come va? Due? Copriamo? C'è la medallina? A fare le veci del nostro dirigente che è momentaneamente assente. A lui soprattutto va il ringraziamento per aver accolto sempre con molta apertura
queste iniziative che sono fondamentali nella formazione dei nostri ragazzi. Ringraziate ma veramente di cuore per quello che persone come loro fanno per voi e per tanti altri ragazzi. Voglio chiedere alle tre docenti Rapucci, Amante e Maiorino, che hanno seguito più da vicino questo progetto, quale è la loro, diciamo, osservazione? Noi siamo molto contenti che la scuola ha aperto le porte a questa iniziativa e abbiamo visto nei nostri ragazzi crescere una sensibilità, una maturità nel sociale proprio, in particolare per le problematiche di salute e mediche, e che magari non è comune per un ragazzino di 13 anni. Quindi io ringrazio soprattutto Cecilia, che è sempre una persona trainante e ci ha coinvolto per l'ennesima volta in un progetto splendido per noi, porteremo avanti per la salvaguardia della nostra salute. Dire che i nostri ragazzi hanno veramente accolto questo progetto con un grande entusiasmo, la possibilità di far capire meglio ai ragazzi quelle nozioni, quelle cose che durante l'ora di scienze noi trattiamo. Ci sono dei legami tra stili di vita come lo stress? Sì, il legame cuore. È molto stretto, una bella domanda la tua, perché quando lo stress, che noi intendiamo un evento emotivo molto forte, in genere negativo, incide in maniera profonda su una persona, può creare da un lato addirittura uno spasmo coronarico, quindi un problema proprio di flusso di sangue sul cuore, fino a portare la cosiddetta angina pectoris, il dolore precordiale, e poi in alcuni casi delle aritmie, cioè dei battiti alterati del cuore, che possono in alcuni casi essere anche pericolosi. Da cosa era composto il liquido che hanno messo nel filmato sopra il defibrillatore? Un defibrillatore del tipo manuale, in uso esclusivo solo per il personale sanitario medico, e quindi con le piastre metalliche prevede l'applicazione di un gel semiliquido prima dell'uso. Quando si è sovrappeso, se non si è abituati, un abuso di attività fisica può creare complicazioni al cuore? Sì, certamente il sovrappeso, ancora peggio l'obesità, fanno lavorare il cuore di più durante un'attività sportiva, e questo spiega perché la persona obesa ha difficoltà a praticare sport e lamenta subito dispnea da sforzo, cioè affanno dopo pochi minuti e scarsa resistenza allo sforzo. Volevamo chiedere al professore se l'alimentazione cambia in base allo sport che svolgiamo. Sì, c'è un'alimentazione adatta per ogni tipo di sport, che varia soprattutto per quanto riguarda l'apporto di proteine e di calorie, per cui se si fa un'attività sportiva di tipo dilettantistico è completamente diversa rispetto allo sportivo agonistico professionale, perché lì la dieta deve essere estremamente calibrata, dosata sulle calorie che vengono consumate al giorno, e dipende anche dal tipo di sport. Professoressa Coppola, da quanto tempo pratica questa iniziativa per la salute dei giovani? Beh, da quando insegno a scuola, perché come docente ho capito che l'importanza per lo studio è anche la salute, cioè salute e studio camminano insieme, quindi alimentarvi bene, camminare tanto, usare le gambe sempre, andare in bicicletta, fare sport e poi soprattutto dedicarvi quindi a studiare, perché si dice mens sana in corpore sano.